Bella a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video sul mio canale. Io sono Teto e siamo oggi in compagnia del mio babbo. Oggi cosa facciamo? Dove mi hai portato? Mi ha fatto un regalo oggi. Un regalone. Oggi si ricomincia. Siamo in Yamaha Moto Giussani. Non ritireremo una Yamaha, ma ritireremo un altro nuovo mezzo che vi farò vedere tra poco. Eccola qua raga, eccola qua, è arrivata la new entry Moto Guzzi V7 3 Stone Night Pack. Eh sì, tra tutti i test ride che ho fatto, questa è forse quella che mi ha fatto emozionare di più, nonostante magari non sia una moto che brilla di tecnologia o quant'altro, però è quella che si è fatta amare fin da subito. Adesso sono veramente curioso di vedere le reazioni dei miei amici quando li porterò questo gioiellino. Ho già spoilerato qualcosina ovviamente, non sono riuscito a mantenere il segreto. E uno in particolare che se l'aspetta è Valerio, anche se gli ho raccontato un botto di cagate ultimamente. Del tipo che non mi avevano accettato il finanziamento, del tipo che forse non me la vendevano più, gli ho raccontato un sacco di stronzate. E in realtà oggi abbiamo un appuntamento per andare al concessionario per discutere il motivo per cui non mi hanno accettato il finanziamento, una cosa del genere. L'ho intortato per bene, ho recitato una parte mica da ridere. È stato veramente bravo. Mamma mia com'è comoda. Mamma mia com'è comoda. Una cosa bellissima che... Mamma mia come vibra. Mamma mia come vibra. Mi fa veramente morire dal ridere. Harleyisti che mi salutano. Bene bene bene, adesso la porto a far benzina. Ed eccoci qua. Come disse il mio vecchio, dopo aver fatto benzina abbiamo contattato Valerio. Adesso stiamo andando a casa sua. Ho detto di farsi trovare giù. Vediamo se riusciamo a combinarla. Quindi mi sa che ha già mangiato un po' la foglia. Mi ha già detto guarda che sei uno scherzo, perché comunque poverino lo sto facendo alzare dopo, ma penso solo le 4 ore di sonno. Ha fatto la notte, alle 7 e mezza era ancora sveglio. Insomma, si è fatto 4 orette scarse. Poverino. Ma so che sicuramente sarà contento, incazzato ma contento. Sappi Valerio che questa è solo una delle vendette. E tra l'altro ancora non ha visto nemmeno l'outfit. Ok, ci siamo quasi, però prima voglio assicurarmi che sia giù. Mi sa che mi ha mandato pure un messaggio. Bordello all'esse lunga. Scendi che sono... qui e via. E adesso andiamo a goderci la faccia di Valerio. Profilo basso 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 basso, già me lo vedo. Ma come? Ma non dovevamo andare? Io lo sapevo, guarda, sicuro. Dov'è? Io volevo scendere già con il casco in mano.
Lo sapevo! Non la voglio più! Sei contento? Molto, molto contento. Lo sapevo, guarda. Dicevo, se vestirmi già da moto. Già da moto? Però ho detto, se lo faccio. Un po' come me. Che gioco è? Chi lo sa? Quella, no, non è quella che è. No. Infatti è diversa. È diversa. Puttana. Senti come è? Te l'ho detto, scodinzola. Vabbè, vado a prendere il casco e tutto. Se vuoi. Puttana. Lo sapevo. Guarda, mi immaginavo queste parole. Quando l'hai ritirata? Prima. Sì. Tutto. Che bene. Scarpette. Puttana. Hai visto? E guarda il dettaglio. Puttana. Il dettaglio e il dettaglio. Guanti. Nei guanti li avevo presi l'altro giorno. Cioè l'altro giorno. Sono quelli. Sono quelli. Sono quelli. No. Che cazzo è? C'è il pulsante d'accensione. D'accensione. Schiaccio, non c'è niente. Per farmi parlare. Come in peluche. Va bene, dai, dove andiamo a mangiare? Allora? Dove andiamo? A mangiare. Oh, guarda, io di soldi ne ho già spesi abbastanza. Eccoli di nuovo insieme, i due biker della domenica. Io due uomini neri siamo. Lui tutto nero, io tutto nero. E ben ritrovati in questa clip post Suscino col Vale. Adesso la direzione è casa della mia migliore amica. E vedremo anche lei la reaction che già mi aspetto, anche la sua. No, ma perché? Hai ripreso la moto? Io te l'ho detto, quello che penso. No, secondo me devi smetterla. E vediamo l'Eleonora su YouTube. Adesso lei è a casa, in pausa da lavoro. Le ho detto che devo portarle una cosa, ma immagino che lei avrà già capito tutto. Eccoci, siamo quasi arrivati. Chiama Cottarella, col viva voce. Oh, esci un secondo che non c'ho voglia di entrare. Arriva. Esci tu, dai, veloce. Lo sapevo, sentila. Come sei sexy, madonna. Guardale. Devo andare a lavoro io, bello. Lo sapevo. Come? Ti spacco la moto. Tu sei andato con lui, l'hai fatta con lui. Lui, colpa sua. Ripetiti responsabile. No, Matteo. Cosa? Non ti piace? No, mi piace, è bellissima, però no. È bellissima. No, davvero, è bellissima. Sei contento? Sì. Minchia, ti devo portare qualcosa. Suca, sto cazzo. Che bella che è. Hai visto? No, cazzo, è bella, è proprio tipo quella di Wolverine, è bella davvero. No, è bella però, Matteo. Dai, adesso arrivo. Ciao. Mi fa, ah, ecco, per quello ho detto che... Così che ti ho portato, faccio un bel cazzo di niente. Ti ho portato un mezzo per mille avventure. Cazzo, infatti guarda, sto già pensando dove ho messo il casco. Ne? Lo sapevo io. Guarda, è deficiente. Ah, comunque... Perché il bianco è nero. Ne? Ti piace? Posso metterci un adesivo di un elicottero? No, 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 no. C'è l'aquila già. Che palle. Allora sei tutto gasato? Tutto gasato. Come te... Ah, comunque sto registrando. Ah. E finirà tutto su YouTube. Ma non me ne frega un cazzo, guarda. Anzi. Io ci salgo, hai capito? Anzi. Io ci salgo, hai capito? Bella, Matthew. Vedi, destino. Evi, Eleonora Vetro. Pazzesco. Sei un grande.